Perché io leggero come sono, basta un soffio di vento che mi fa volare via. Scommetto che voi siete un uomo. Io sono una povera vecchia, signore. Ah, allora adesso ho capito, voi siete una povera vecchia e io sono un uomo. Voi che cosa siete, signore? Un uomo leggero. A proposito, mi sa dire per favore se quella che vedo laggiù è per caso la città? Sì, è la città, sì. E quella costruzione più chiara, scommetto che è la casa del re. Quella è la porta della città e quella che vedete nel mezzo è la casa del re. E vedete, è circondata da mura ed è guardata da vigili. Ora. Ma dovete andare alla città? Sì. Allora ci sarete tra poco. Ma voi, di dove venite? Ah, è di lassù. Di lassù? Ma non vi hanno mai veduto in città? No, è la prima volta che ci vado. Ah, allora ci sarete tra poco. Signore!
signore, guardate! Guardate quel polverone laggiù! E la scorta del re a cavallo! Vengono a fare una perlustrazione nella zona! Io, signore, vado via! Non vorrei che vedendomi con voi, così come siete, possono dubitare di me! Addio, signore! Andate! Io vi saluto! Hai visto come l'abbiamo impolverato? Non si capiva più che cosa fosse. Quando siamo stati vicini mi è sembrato di averlo visto scomparire. No, scomparire. Sì, scomparire. E forse non era neppure un uomo. E che cos'era allora? Se sentiamo. Una nuvola. Una nuvola. L'abbiamo ricoperto di polvere. Una nuvola. Siamo noi, caro mio, su questa sporca strada. No, io l'ho visto prima che la strada fosse invasa dalla polvere. È un uomo di fumo, ti dico. Ah, imbecille, va via. Un uomo di fumo. E sarà un arrosto di asino. Ti sei sbagliato. Io gli ho visto benissimo le scarpe. Aveva gli stivaloni lucidi come quelli dei nostri ufficiali. Perché non torniamo in piedi? Per fare che cosa? Per dirlo. Almeno per interrogarlo. Ehi, galantuomo, dove andate? Stavo andando in città. Non sapete dire un po' che razza di bestia siete? Sono un uomo. Cioè, voi siete poco un uomo. Di uomo mi sembra non abbiate che le scarpe. Dite, di dove venite? E di lassù. Ehi, che bel discorso. Ehi, galantuomo, sapete con chi parlate? Certo, con la scorta del re. Meno male! Allora, vedete che le charle sono inutili. Domandiamogli di che cos'è. Domandaglielo te, imbecille. Di che cosa siete, signore? Sono, ve l'ho detto, un uomo leggero. Volevo dire di quale materia è formato il vostro corpo. Di fumo. Fumo, è un uomo di fumo. Taci, marmoglio, se non vuoi finire anche te in fumo. Fumo, è un uomo di fumo, lo vediamo tutti che è un uomo di fumo. Ma andiamo a dire, forse... A piacere, sì, a piacere di vederlo. Certo, ma è vero che voi siete un uomo? Sì, certo, sono un uomo. Quello strano essere che vedo oggi. E per caso un uomo anche lui. Ma si capisce! È un soldato! Ed è pronto per la guerra! Guerra? Guerra! Non vedete come ben guarnito d'acciaio, di ferro, di piombo? È un soldato! Si capisce! Ma questi sono materiali pesanti! Naturalmente! Non ci si può mica fare sul nemico con dei confetti, sapete? Guerra. Tutti i giorni le mie tre madri, le mie tre vecchie, pena, rete, lama, parlavano tra loro di guerra, oppure ne leggevano nelle pagine del loro gran libro. E io mi ero immaginato che gli uomini, per andare alla guerra, dovessero addirittura essere nudi per essere leggeri. Altrimenti, come possono i loro passi essere felpati e silenziosi come quelli di un leopardo? E invece, cosa mi dite voi? Piombo, ferro, acciaio! Ma così saranno travolti dal loro stesso peso. Io mi immaginavo che i soldati lasciassero dietro di sé i campi rossi del loro stesso sangue per essersi svenati e correre più leggeri alla conquista della vittoria sul mare. Gente, gente, correte! Due fanciulle e non riescono a risalire. A quest'ora saranno già morte. Aiutateci, signore. Dicono che questo pozzo non abbia il fondo. Oh. Quanto erano belle. I loro occhi sembravano quattro stelle del cielo. Avevano i riccioli neri più delle ali dei corvi. Le loro bocche sembravano due cofani di corallo pieni di pelle. Erano nate per salutare l'aurora. Per amore si sono volute uccidere. Tutte e due erano invaghite dello stesso uomo,
fino alla perdizione. Egli è là che piange e si rotola sulla terra. Sua madre lo tiene, altrimenti si sarebbe già gettato nel pozzo. Due fanciulle, bellissime, erano venute qui ad infilare le perle alle dame della città. Per amore hanno troncato le loro giornate. Tutte e due amavano lo stesso uomo. Sì, signore. E perché si sono gettate nel pozzo? Oh, bella, perché erano infelici. Come poteva egli, con un cuore solo, corrispondere a due cuori così ardenti? Ma a rigore bastava quantomeno che se ne buttasse una sola nel pozzo. Tacete! Cosa sapete voi? Chi siete? Una sola? Che faccia! Mandatelo via! Fatelo andare via! Non vedete che uomo buffo? Tutte le volte che le mie vecchie parlavano di amore, la loro voce diventava tremula, incerta. E io mi raffiguravo due volti incorniciati da riccioli d'oro, che si guardassero sorridenti, mentre una nuvola di fiori li trascinava in alto verso il cielo. E invece, laggiù, in fondo a un pozzo, due donne e un uomo stanno morendo per amore! Tempo mi resi conto che quei suoni non erano strani o inerti, ma costituivano delle singole parole. E quando mi resi ancora conto che queste parole non erano separate l'una dall'altra, ma si intersecavano per esprimere un concetto, in quel momento io divenni un uomo. Da allora tutti i giorni le mie tre vecchie parlavano tra di loro, leggevano le pagine del loro grande libro e mi erudivano, così come i maestri erudiscono gli altri uomini. E io imparai di guerra e di amore e anche di filosofia. Diteci, signore, diteci, cosa pensate di voi? Io stesso non so come sono stato formato. Probabilmente il fumo stesso, molecola su molecola, mi ha costruito, assemblandole tra loro come si può costruire una casa mattone su mattone, oppure, altre possibilità, uomo come tutti gli altri, mi sono trovato, chissà per quale strano motivo, nella sommità di questo camino, dove il fuoco lentissimamente mi avrebbe prima carbonizzato e poi purificato. E se così fosse, questa sarebbe la più grande purificazione del fuoco mai avvenuta sopra la terra. Purificazione! Purificazione! Ormai, signor Pererà, lei è un uomo purificato e questo vi renderà ai nostri occhi un essere eccezionale. Chissà cosa ne dirà il re. Chissà come sarà contenta la regina. Il grande scultore nazionale Cesare Augusto Formichini. Illustrissimo signore, io tengo in grandissimo onore l'essere stato ricevuto da voi per il primo e passo immediatamente ad illustrarvi il mio meditato progetto e il mio dovere per donare alla storia il vostro monumento. Nel bronzo, caro agli uomini e agli dèi, saranno eternate la vostra fama e la vostra grandezza. Nel bronzo? Già, nel bronzo. Ma il bronzo è un elemento estremamente pesante. Ma cosa vorreste dire voi? Che il bronzo non è adatto a riprodurre la leggerezza? I dolci capelli di Venere che sboccia dalle acque? O le fluttuanti vesti delle mille danzatrici di Ninive? Oppure il delicato zeffiro che accarezza la dolce guancia di Narciso? Ma signore, conoscete voi il bronzo? E voi? Voi conoscete il fumo? Avreste, signor Pererà, che senza portarvi, ecco, benissimo. Ecco, io mi occuperò del profilo. Benissimo, sì, ecco. E che non vi accomodate, signor Pererà?
Ecco, benissimo così. Avreste la compiacenza di tenere questa sigaretta? E nel frattempo voleste anche leggere questo giornale? Così, in braccio, benissimo. Perché non mi togliete gli stivali? No. Per il tosto, no. Per il peso. Vabbè, pazienza, teneteli pure. Però sarebbe stato molto interessante per il cinematografo. Ecco, benissimo così, ancora una fotografia. Benissimo così, signor Perelà. Grazie. Onoratissimo, obbligatissimo, signor Perelà. Riverisco, signor Perelà. Riverisco. Non sono mica un filosofo, sapete, signor Perelà. Non date ascolto a quello che vi dicono. Quando un uomo ha detto del proprio simile, ogni sorta di sconcezza, ecco che è subito un filosofo. E più lo avrà trattato come si meritava, e più sarà grande lui, il filosofo. Gli uomini hanno bisogno di sparrare sempre dei propri simili. E non avendo il coraggio e l'intelligenza per arrivarci a dovere, inventano la verità detta da un altro e finiscono per credere che sia proprio quello che avrebbero pensato loro. Ognuno vede i suoi simili, tutti i suoi simili affogare nel pantano. E lui se ne sta allegramente a guardarli su dall'alto. Ma, signor Perelà, voi cosa siete venuto a fare? Nulla. Nulla? Volete un consiglio? Ritornatevene là dove siete stato fino adesso, che sarà meglio per voi. Gli uomini li conoscerete un'altra volta. In fondo, non perdete nulla. E non mi auguro che li abbiate a conoscere proprio adesso. Perché quando vi fanno tutte quelle smorfie, tutte quelle moine, non vi ci attaccate! E si godono a innalzare un uomo a furia di spinte, per poi goderne il doppio nel vederlo cadere giù di botto. Ma io sono di fumo. Oh, già, è vero, siete di fumo, avete ragione. Allora rimanete pure, signor Perelà. Me ne vado. Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Arcivescovo, voi vi chiamate dunque? Perelà, sì, certamente Perelà. Dunque, mio caro signor Perelà, io sono certo di potervi annoverare tra le mie pecorelle più elette e predilette, poiché in fondo voi non siete che un uomo. Un uomo leggero. Ah no, 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 mio caro amico, no. Essere leggeri in corpo non serve a nulla. Voi, più di ogni altro, avete bisogno di protezione e di amicizia. Essere leggeri in corpo non conta nulla. Bisogna essere leggeri di anima. E l'anima non si alleggerisce che con lo sgravio delle nostre colpe. Soltanto allora può salire al cielo. È un esercizio di umiliazione con il quale anche i re si sentirono innalzati. Ma di che cosa è fatta l'anima? L'anima è spirito. Sì. Quindi non si vede. Ma no, lo spirito non si vede, no. Quindi lei non ha visto mai uno spirito salire verso il cielo. Ma tutti gli uomini eletti vi salgono. Gli eletti? E quelli non eletti? Quelli piombano giù nell'inferno profondo. Perché sono pesanti. Sì, naturalmente, e perché non furono alleggeriti dal peso delle loro colpe. Vi benedico, signor Perelà.